Buongiorno ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale, rieccoci con un nuovo appuntamento di Caro Ziario, la serie a tema zombie in cui in ogni episodio parleremo di un argomento specifico, di curiosità, di qualche personaggio in particolare o più in generale della storia. E in ogni puntata scopriremo sempre qualcosa di nuovo sull'universo zombie di Cold War. Ti ricordo che in questa serie potrai essere stesso tu a suggerirmi di cosa parlare in un episodio successivo, quindi sotto a commentare con hashtag Caro Ziario e poi l'argomento, una curiosità in particolare o un tassello della nuova storia zombie che non ti è chiaro. Il tuo commento potrà essere scelto. In più ora puoi anche fare l'abbonamento al canale e oltre a comparire alla fine dei video in questa bellissima schermata avrai numerosi altri vantaggi, tra cui lo sticker di Caro Ziario, così potrai richiedere un argomento da trattare inserendo direttamente il logo di Caro Ziario. Infine, con la nuova funzione di YouTube, ovvero il tasto grazie situato vicino ai pulsanti mi piace, condividi e via dicendo, puoi anche lasciare una mancia di importo variabile per supportare ancora di più la serie. Tutti nei commenti vedranno la tua mancia e in più entrerai nella classifica dei migliori sostenitori del canale. Ma ora iniziamo, sigla! L'ora della storia. Caro Ziario. I veri poteri di Samantha. Due operazioni sono in atto: Operazione Sbavitel del gruppo Omega e Operation First Domino del gruppo Requiem. Entrambe hanno lo stesso obiettivo, liberare Zykov dall'etere oscuro e affrontare il rinnegato. Ma Requiem vuole eliminare questa entità, mentre Omega vuole catturarla all'insaputa di tutti. La posta in gioco è decisamente grande, ma parlando di Samantha, lei che fine ha fatto e che ruolo avrà in tutto ciò? Samantha è ancora nel blocco 8, dove è sottoposta a test sempre più speciali dal direttore di Requiem, che vuole che la ragazza impari a gestire, a capire e ad usare perfettamente i suoi poteri, ancora repressi. Sono passati ormai 2 mesi da quando Samantha è arrivata nel blocco 8, ma i progressi ottenuti non sono molti e soprattutto non soddisfano le aspettative del direttore, che decide di aumentare drasticamente l'intensità dei test, in modo da far venire alla luce una volta per tutte i veri poteri di Maxis. Poteri enormi, ma che Samantha ancora non sa di avere. Così il direttore letteralmente costringe la ragazza a sprigionarli e ad utilizzarli, chiamando in causa, non così, la sua amata Cagnetta. Che succede? Che stai facendo? No. È la tua amica morbida. Non è morbida. Si chiama non così. Non così morbida. Fine. Ho solo pensato che sareste state felici di rivedervi. Lo siamo. Ma non credo che tu sappia cosa vuol dire essere amati. Basta giocare. Guardia, tu sceglierò di lì. Prendi la mira. Cosa? Tra 30 secondi esatti, scandigli da me. La guardia prenderà il taglio. Come osi? Ma che cazzo di problemi hai? Lei non ha fatto niente di male! Di giorno. Che razza di mostro sei? 10. Cosa vuoi da me? Lo sai cosa voglio. 5. 3. 2. Giù l'arma, soldato. Ben fatto, Samantha. Te l'ha trasportato la tua cagnolina al sicuro. Non immagini quanto sia orgoglioso. Di te. Samantha ha compiuto un grande progresso teletrasportando la sua cagnetta al sicuro, ma ancora non è abbastanza, i suoi veri poteri vanno ben oltre il creare teletrasporti. Così il direttore prepara il prossimo importantissimo test, che coinvolge direttamente la dottoressa Gray, la fedele amica di Samantha. 62 giorni. Come? Non capisco cosa intendi. È da quanto sono qui. 62 giorni. Comprese le pause per il taglio. Vuoi davvero saperlo? Vaffanculo. Scusa, dirlo fa parte dei miei esercizi obbligatori. Ma quanto sei sboccata! Mi scuso,
quello che volevo dire è... Vaffanculo! Posso chiederti di guardare il monitor? Quello alla tua destra. Elisa, sta dormendo, perché? E chi la osservi? Non sono la Craig, osservo tutti. Guardate il prigioniero. Cosa vuoi da me adesso? Altri teletrasporti magici? No, qualcosa di molto più importante. Questo è un agente di Omega che abbiamo catturato. Vorrei vederti mentre lo uccidi con il solo potere della mente. Non lo farò. Non vuoi o non puoi? Secondo me non puoi. Non puoi costringermi. Dai un'altra occhiata al monitor. Vedi quella figura silenziosa nell'angolo della stanza? Ha appena puntato una pistola verso la testa della dottoressa Gray. Sei pazzo! E come la vedo io, la scelta è chiara. Uccidere la persona molto cattiva o lasciar morire la persona molto buona. È semplice. Non obbligarmi a un altro conto alla rovescia, perché questa volta partirei da 5. Non posso! Fidati, puoi. Dispiace tanto! Forse non riesci a capirlo, ma credimi, Samantha, oggi è stata una giornata proficua. Samantha è riuscita ad uccidere il soldato di Omega con il solo potere della mente. E questi progressi sono esattamente quelli che voleva vedere il direttore. Così, a seguito di questi avvenimenti, il direttore capisce che Samantha è pronta. È pronta a controllare, ad utilizzare al meglio i suoi poteri. Quindi lei, dopo tanto tempo, può tornare in azione, ma non tornerà in Requiem, né tantomeno sarà sul campo, perché il direttore ha altri piani per lei. Lei avrà un ruolo molto importante nell'Operation First Domino, quella che potrebbe, dovrebbe essere, l'ultima operazione. Il ruolo che Samantha avrà resta però ancora un mistero. Ad ogni modo, grazie agli enormi progressi e al fatto che ora lei riesca finalmente a capire e a gestire i suoi poteri, Samantha è libera di contattare Weaver e Gray. A Weaver scrive di non avercela con lui, dato che solo ora ha capito che era stato costretto a mandarla a fare quei test dal direttore. Oltre a ciò gli parla dei suoi progressi e si scusa per i vari problemi causati in Requiem. Invece a Gray dice di non preoccuparsi, dato che sta bene. Si scusa per averla coinvolta nell'operazione Inversia, chiedendole i codici per la comunicazione, e si sincera sulle condizioni di Non Così, che ha affidato proprio alla dottoressa. Poi contatta noi, squadra d'assalto, spiegandoci per prima cosa i suoi cambiamenti e il fatto di aver compreso gli enormi poteri che albergano dentro di lei. Non mi sono mai sentita debole, ma ho iniziato a capire solo da poco quanto sono potente. Posso spostare le cose. Posso modificare l'essenza delle cose. A volte sento i pensieri degli altri. Posso aprire passaggi che ci consentono di spostarci tra luoghi diversi. Da un posto all'altro. Come ho fatto a Berlino e all'avamposto 25. Forse, magari, potrei giungere in un mondo migliore. E in qualunque altro posto. Ma c'è qualcosa che mi frena. Che mi blocca. Io non so cosa. Dopodiché si scusa anche con noi per averci coinvolti in Operazione Inversia e ci rivela che sta per fare una cosa di estrema importanza. Sicuramente si sta riferendo al suo misterioso ruolo in Operation First Domino, la forse ultima operazione che consiste nel liberare Zhukov e affrontare faccia a faccia il rinnegato.
Mi ci è voluto un po' di tempo per capire tutto. Per capire chi sono. L'odiavo per quello che mi aveva fatto. Ma aveva ragione. So che ho tradito la vostra fiducia. Ma vi prego. Non pensate che sia malvagia. Non lo sono. Io ho un animo buono. Però devo fare ciò che sto per fare. Ciò che devo fare.